Dopo aver intrapreso gli studi classici al Liceo Mamiani di Roma, inizia sin da giovanissima l'attività di attrice debuttando per la prima volta sugli schermi nella terza stagione di Distretto di Polizia 2002, dove è Sabina, la sorella di Giulia Corsi, Claudia Pandolfi, ruolo interpretato anche nelle due stagioni successive. L'anno seguente appare per la prima volta al cinema nel ruolo di Ilaria in Ricordati di me, film di Gabriele Muccino. Nel 2004 è protagonista della miniserie Paolo Borsellino per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, dove interpreta il ruolo di Lucia Borsellino. Dal 2005 al 2008 è Francesca De Biase in Risse delitti Litti Imperfetti. Nel 2006 è anche sul set del telefilm Il vizio dell'amore dove è comparsa nell'episodio Il vicino. Nonché nella serie tv Vientos de Agua dove interpreta il ruolo di Gemma e in d'amore. Regia di Valia Santella. Il 14 settembre 2007 ritorna sul grande schermo con il ruolo di Francesca nel film La ragazza del lago, opera prima di Andrea Molaioli. Accanto a Tony Servillo e Valeria Golino. Nel 2008 partecipa alla miniserie TV Aldo Moro il Presidente. Nel ruolo di Anna Laura Braghetti. Dal 31 marzo 2009 è protagonista della serie TV Squadra Antimafia Palermo Oggi. Serie che la vede protagonista nei panni della mafiosa Rosia Bate. Nel 2009 partecipa al film Il grande sogno di Michele Placido. Nell'estate dello stesso anno è protagonista insieme a Giorgio Pasotti e Camilla Filippi della miniserie tv La scelta di Laura. Regia di Alessandro Piva, ai polizieschi alterna il cinema. Nel 2009 è Marica, la fidanzata di Checco Zalone nel film Cado dalle Nubi. Nel 2011 partecipa a tre film, Immaturi, per la regia di Paolo Genovese nel ruolo di Cinzia. Febbre da fieno, per la regia di Laura Lucchetti nel ruolo di Franchi e Cavalli. Per la regia di Michele Rò nel ruolo di Veronica. Il 24 e il 31 marzo 2011 partecipa a due episodi della serie tv I Soliti Idioti. In onda su MTV nel ruolo di Carmela. Nel 2012 è sul set di Outing fidanzati per sbaglio. Film per il cinema diretto da Matteo Vicino e i calcianti per la regia di Stefano Lorenzi. Sempre nel 2012 ritorna per la quinta volta sul set di squadra antimafia Palermo oggi, ancora una volta nei panni della mafiosa Rosia Bate. Nel novembre del 2013 l'attrice dichiara che lascerà la fiction dopo la sesta serie. Quella di squadra antimafia è una bella esperienza professionale. Che mi sto portando dietro da una vita e che concluderò quest'anno. Sono felice e allo stesso tempo triste perché il personaggio di Rosy mi ha dato tanto e credo che, nella televisione italiana non mi capiterà mai più di fare un ruolo così. Mi ci sono affezionata, sono stata bene, però sono consapevole che ogni cosa, bella o brutta che sia, debba finire prima o poi. Nel 2014 ritorna al cinema con allacciate le cinture. Per la regia di Ferza Nopetek. È sul piccolo schermo con gli anni spezzati l'ingegnere. Per la regia di Graziano Diana. Nel 2015 ricopre il ruolo della protagonista Nina Neil Bosco. Miniserie tv diretta da Eros Puglielli. Dal 22 gennaio dello stesso anno è sul grande schermo con sei mai stata sulla luna, per la regia di Paolo Genovese, e dal 18 giugno con torno indietro e cambio vita, per la regia di Carlo Vanzina. Nello stesso anno lascia definitivamente squadra antimafia alla settima stagione, salvo poi... prendere parte come protagonista dello spin-off Rosy Abate la serie le cui riprese sono. Cominciate il 4 luglio 2016.